chissà se Lenny, il Carlino di 10 anni che Mario tratta come un figlio e che è il vero padrone di casa Mandžukić, si è goduto lo spettacolo al calduccio di casa, davanti alla TV. Forse avrà sentito anche lui il boato che ha scaldato lo stadium al 14° del secondo tempo, mentre Mr. No Good, così lo chiamano i tifosi, si lanciava felice su Cristiano Ronaldo. La sintesi della gara col Valencia è tutta qui: CR7 ricama in mezzo all'area e Mario trasforma un delizioso cross raso terra nel lasciapassare per gli ottavi. Dopo Milan e Spal, eccoli di nuovo muoversi in simbiosi per il bene della signora. Più passano le giornate di campionato e di Champions, più la sintonia aumenta tra i due marcantoni dell'attacco di Madama. Se segna uno lo fa anche l'altro, oppure uno si mette al servizio dell'altro. Punto un post condivisi da Cristiano Ronaldo @ Cristiano in data November 27, 2018 @417 pst che striscia. Cristiano aveva rotto il breve digiuno di Coppa con il Manchester e ieri è diventato il primo giocatore della storia a vincere 100 partite in Champions. Mandžukić invece non aveva ancora segnato in Europa in questa stagione. Punto l'ha fatto con un tocco sotto porta di destro, raccogliendo l'assist di sinistro di Cristiano, che prima di mettergli sul piede la sfera si era esibito nel solito gioco di gambe e finte. Mario ha sempre trovato il gol nelle 7 annate in Champions, numeri non da Ronaldo, che resta inavvicinabile, ma comunque da centravanti vero, che certificano il suo status di spalla ideale per il divo col 7, uno che dell'Europa ha fatto la sua riserva di caccia. Mandžu va a segno da 3 partite di fila la zuccata contro i rossoneri, poi il tap-in sulla respinta di un gran tiro di Cristiano con la Spal. Desktop minore di Spentlas uguale notification / span numero pazzesco di CR7 e per Mandžu è tutto facile. Gazzetta Tcher X link copia embed copiati potrebbero interessare anche security warning please treat the URL above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook. Help Center for more information. Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clicca qui. Accetto assistman. Anche ieri il portoghese ha creato una giocata dal nulla, un'iniezione di adrenalina pura che ha indirizzato la partita. I campioni sono così, vivono per il gol, lo cercano in tutti i modi ma hanno anche l'umiltà per mettersi al servizio dei compagni. Ronaldo legge le situazioni prima degli altri, è come se avesse un chip che gli dà la scossa quando arriva il momento giusto per alzare il livello. Chris a Manchester aveva servito a Dybala la palla dell'1-0 e in campionato è a quota 4 assist. Ora sono 6, che si aggiungono ai 10 gol realizzati con la Juve. Punto simbiosi, i due si cercano e si trovano. CR7 ha fatto 3 assist per Mandžukić, 2 in campionato e 1 in Champions, che ha ricambiato con uno in A. Dopo il gol Mario si è lanciato nelle braccia di Ronaldo, che lo aspettava per festeggiare insieme. Il croato ha finito la serata a maniche corte, dopo aver regalato la maglia ai tifosi. I due sono parecchio diversi. Mandžu è solitario e poco social, della sua vita privata non si conosce quasi nulla. Ronaldo per il pubblico non ha segreti perché twitta ogni passo che fa. Però in una cosa si assomigliano: nessuno dei due ama perdere e più vincono più hanno fame di trofei. Entrambi hanno già sbaciucchiato la Champions, ma il passato non conta. Mario per la Juventus ha segnato tutti i gol utili tranne uno, quello bellissimo in rovesciata nella finale di Cardiff col Real. Cristiano festeggiò, lui era livido di rabbia. Ora sono dalla stessa parte e vogliono raggiungere lo stesso obiettivo.